Questi mi prendono per pazza, così andare su e giù, avanti e indietro. Solo che aveva la bici, dovevo andare a fare indietro. La sua fortuna è la bici. Eh sì, meno male. Allora, forse l'ho sistemato. Sono in uno dei posti più belli per quanto riguarda la storia del ciclismo, sono a Castellania. Tutti conoscono questo posto, che ha dato i natali a Fausto Coppi e suo fratello Serse, qui è veramente un posto bellissimo. Quindi chiaramente avrei voluto fare la ripresa davanti al mausoleo, di là che forse è un pochino più bello, ma c'è un sacco di gente, c'è rumore, insomma gente che parla, giustamente domenica, quindi il posto è così. Quello che volevo, di cui volevo parlare è appunto di ciclismo. Il ciclismo si sa, è un bellissimo sport, piace a tanti. A me viene sempre, molto spesso, chiesto come fare ad allenarsi, mi chiedono tabelle, come fare a migliorarsi e tutte queste cose. E mi chiedono quali integratori usare, cosa prendere prima, cosa prendere durante, dopo, per andare più forte, per migliorarsi, per non far fatica, per recuperare, eccetera, eccetera, eccetera. Tantissime cose, tutte interessantissime. Tutte domande sempre molto, molto sul pezzo, quindi fatte da appassionati, per lo più amatori, no? Di tutte le età. Quello che volevo però dire è fare un passo indietro, parlare più a livello generale, ovvero, insomma, vado proprio alla radice, no? È quella base di tutto quello che riguarda qualsiasi sport fatto ad un livello, insomma, discreto. Sia che uno voglia fare gare, che uno voglia solo divertirsi senza morire tutte le volte che si fa un'uscita, riuscire a rimanere in gruppo con gli amici, non perdere le ruote in salita, eccetera, eccetera. Allora, come stavo anticipando, tutti gli sport hanno le loro prerogative. Il ciclismo, come tutti gli sport di durata, specialmente quando la strada incomincia a salire, è un po' una cartina al tornasole di quello che sono le condizioni di una persona. Condizioni fisiche, è uno sport dove è richiesta in prima battuta una buona salute e poi in seconda battuta un buon stato di forma. Quindi quello che voglio dire è che chiunque voglia affrontare un percorso di miglioramento nel ciclismo, a qualsiasi livello voglia portare questo suo miglioramento, comunque non può esimere, non può fare a meno di affrontare un percorso di miglioramento della propria forma fisica. Questo vuol dire essere in grado di controllare il peso, vuol dire essere in grado di mangiare bene, mangiare sano, riuscire a seguire una, non dico dieta, perché la dieta insomma, è sempre un nome che fa un po' paura, però comunque impegnarsi e fare qualche piccolo sacrificio perché si possa essere in forma. Chiaramente magari sono piccoli passaggi che le persone per lo più non conoscono, tralasciano e che invece applicate regolarmente possono fare la differenza. Sono i famosi dettagli che fanno la differenza. Bon, detto questo, cos'altro? Niente, il messaggio è tutto questo qua. Comunque, volete migliorarvi in bicicletta, va benissimo le tabelle, va benissimo i integratori, ma sappiate che se vi affidate a me dovete anche migliorare la vostra forma fisica, ok? Oh.